segnalata, ma molto probabilmente in futuro verrà probabilmente rimossa. Trovate anche le indicazioni del nostro magazine sul sito del Belgio, che è stato così gentile da iscriverci, quindi il nostro magazine lo trovate sul sito del Belgio. No, 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 no. Finora avevo sentito conferenze su problemi perché scomparivano le piante carnivore, la loro banda in Italia non si trova più, alcune ungularie praticamente sono rarissime, nonostante sia stata trovata la Bremi qua nel Mantovano. E comunque abbiamo la Drosera Lusifolia, varietà corsica, per cui abbiamo dovuto fare il nostro, abbiamo un'area come Associazione Italiana Piante Carnivore di protezione di qualche decina di metri quadrati in Toscana per proteggere questa pianta unica sul nostro territorio. E quindi sentire che le piante carnivore si diffondono e che possono essere davvero pericolose, o almeno avere un impatto così, effettivamente fa pensare. Devo dire che purtroppo io ormai sono un po' di anni che coltivo piante e so, purtroppo, i soci che ci hanno tentato. Questo qua effettivamente secondo me non posso tracciarlo di pazzia quanto magari di ignoranza, ma non inteso in maniera negativa, proprio inteso in maniera l'amore ignorante, nel senso che per troppo amore c'è chi ha tentato, non so, di buttare semi di drosera in qualche laghetto del nostro Appennino. Fortunatamente, che io sappia, l'esito è stato negativo, spero, a questo punto, perché potrebbe essere davvero impattante, però che io sappia in Italia non corriamo di questi rischi. Certo, bisogna dire che in paesi come l'Irlanda, in cui la maggior parte del territorio presenta delle torbiere, è ovviamente più facile che una pianta come una saracenia cultura si diffonda. Però, ripeto, per l'ennesima volta, perché voglio proprio essere chiara, lo scopo dell'articolo, quanto quello che ci siamo detti stasera, era proprio questo, mostrarvi con dei dati, con delle foto, con delle testimonianze, quanto sia dannoso e soprattutto quanto sia poi difficile e dispendioso correre ai ripari. Per cui assolutamente io non era un monito di ripiera. E guardate, tutti gli altri che in Europa ce li hanno, noi no. Assolutamente no. Andiamo su, non li può piantare. Assolutamente no. Il discorso proprio era, guardate cosa è successo, chi l'ha fatto, studiamo che cosa è successo. Ormai deve dare, concedetemi, la saracenia cultura in Irlanda è pressoché impossibile, però studiamo che cosa è successo in Irlanda, prendiamo quelli che sono stati gli errori del passato, che ormai sì, li condanniamo, ma ci possiamo fare poco, è passato un secolo e non ci possiamo fare più nulla. Però questo è assolutamente una cosa che un appassionato di piante carnivore, un socio dell'associazione, dovrebbe avere a cuore. Diciamo che adesso è molto più difficile comunque riuscire a mantenere questi, con la globalizzazione abbiamo insetti o quelle cose qua, perché se prendiamo quando sono state scoperte le Americhe sono state importate tutte le specie di orchidee immaginabili in Europa, le più tante morivano a scopi scientifici e dopo magari anche i ricchi che le volevano nei loro giardini. Adesso se lo si fa consapevoli che creano dei problemi, ma al di là di questo anche il fatto, non so, proprio con la globalizzazione, con gli spostamenti che abbiamo, è più facile spostare uova di insetti o quant'altro, questo sarà sempre più difficile. Certo, possiamo agire soprattutto su quella, diciamo, che è un'introduzione consapevole. Come avete visto, in Irlanda si è proprio voluto portare saracenia purpura da un posto all'altro. Alcune di queste torbiere sono vicinissime, quindi è proprio
proprio stata un'azione. Dopo tante spese ci hanno fatto anche comodo, perché prendiamo certa la frutta, la verdura che sono stati esportati dalla Cina o dalle Americhe, ci sono fatte comodo comunque. Bisognerebbe arrivare al concetto di che cos'è una pianta infestante, è difficile da definire. Ultimamente c'è stata una definizione che mi è piaciuta, che è stata un filo d'erba in mezzo a un campo di grano, praticamente è da considerare come qualcosa di infestante. È anche il contrario, in mezzo a un prato all'inglese, una pianta di grano praticamente diventa infestante o comunque considerata qualche cosa di negativo anche in quel caso, e quindi è un po' difficile da stabilire. E anche da dire che ci sono introduzioni che sono volontarie e introduzioni che non sono volontarie. Nel Mar Mediterraneo, quando si è aperto il canale di Suez, vi sono state delle introduzioni involontarie di organismi acquatici e anche di pesci che praticamente erano presenti solo nei mari tropicali. Grazie all'innalzamento delle temperature e al passaggio delle navi, ma anche alle stesse navi che si lavavano così, abbiamo importato involontariamente determinate cose. Nel caso della Saracenia purpurea, come giustamente diceva Elena prima, è altamente difficile che un seme di Saracenia purpurea venga trasportato dal vento o da un animale dall'America in Europa. È molto più probabile che effettivamente sia un goffo tentativo da parte di qualcuno, magari animato anche da buone intenzioni, che però produce gli effetti che abbiamo visto. Ricordo che non solo praticamente va a competere con l'osera rotundifoglia in quelle paludi, lo spazio occupato dalle saracenie è sicuramente superiore di quello che viene occupato da molte altre specie presenti. Abbiamo nelle paludi spesso e volentieri delle piattine che sono microbiche, di qualche centimetro, e sicuramente la competizione con una pianta già abbastanza grande come può essere una purpurea è limita. Sappiamo poi che in alcuni casi sono ambienti difficili. Se pensate all'Italia, praticamente noi abbiamo la presenza di paludi con sfagno fino a Sibolla, che è praticamente un laghetto sotto Lucca in Toscana. Dopo da lì in giù non ci sono più sfagnite presenti sul territorio italiano. Quindi se succedesse in Italia potrebbe avere addirittura un impatto negativo superiore, perdendo magari delle nostre specie endemiche o estremamente particolari. Quindi insomma le valutazioni da fare sono tante, le preoccupazioni devono essere appunto di non fare qualche cosa volontariamente. Anche perché vorrei aggiungere questo, al di là del competere con le altre piante, dobbiamo anche renderci conto che queste sono piante carnivore. Quindi è stato fatto uno studio adesso piuttosto recente, ma non ricordo di chi, sull'impollinazione comunque delle saracenie. Mentre in America vengono impollinate più che altro da bombi, in Europa, e molto meno dalle api, in Europa questo rapporto si inverte, quindi vengono attirate molte più api. Ora, le saracenie hanno un meccanismo di fioritura che in qualche modo dovrebbe limitare la cattura delle api. Però sappiamo anche quanto le api stiano diventando rare e quindi preziose, sono comunque degli insetti che sono fortemente a rischio. Il fatto di andare a introdurre, ovviamente non si tratta di una saracenia purpurea, ma immaginatevi una delle foto che vi ho fatto vedere distese di ascidi e l'ape tapina che gira lì. Se andiamo anche a considerare quindi questo tipo di danni, e chiunque coltivi le saracenie, le culture forse non tantissimo, ma pensi a una flavola, alla leucofilla, che cosa cattura nell'arco di una stagione,
Le bestie magari non ci stanno simpaticissime, però una ragione dell'esistenza ce l'hanno anche loro, quindi ovviamente non sto parlando delle coltivazioni che uno ha nel suo giardino, però da una pianta abbiamo visto da poche piante possono nascere delle colonie che arrivano a 32 ettari fuori controllo, e questo può anche creare un impatto su quelli che sono gli pollinatori, e anche questo poi a catena crea un disagio dell'ecosistema che è pazzesco. Volevo dire un'altra cosa, uscendo magari dal discorso che stiamo facendo, però non è sempre l'uomo che fa queste cose, perché comunque se vogliamo guardare nelle ire, quando c'è stata la vera glaciale, che si sono poi passati in il problema è la velocità. I venti si sono, certe specie animali hanno avuto un modo da poter andare in alto. Ma le specie animali si portavano dietro anche i loro predatori, si riportavano. Questo è una cosa che è la natura che comunque si gestisce. Certo, però difficilmente in natura una pianta riesce a occupare 32 ettari, perché ovviamente c'è magari il parassita che la colpisce e la mucca di passaggio che la mangia, parlando delle api nel nord della Cina, adesso esiste il lavoro di impollinatore di piante da frutto, perché con i decenni passati a dare pesticidi, diserbanti e veleni per gli insetti, per qualsiasi cosa, perché là si fanno le cose, le fanno alla grande. Io quando ero là, quando ho fatto un nuovo concime per le angurie, e poi è stata una crisi in Cina esagerata, perché il nuovo concime era sbagliato, praticamente sono esplose tutte le angurie. Forse non avevano più angurie, campi, stese di campi di angurie rotta, e allora non hanno più le api, e quindi per avere la frutta sulle piante, dove ci sono le piantagioni di frutto, ci sono gli omini con il sacchettino, il lavoro davvero questo buco, e vanno lì fiore per fiore per avere la frutta. Questo uno pensa alle api, le api, le api. Conseguenza naturale di quello che viene detto. È stato detto anche che dopo 4 anni che spariscono le api, sparirà anche l'uomo. Suggerisco di approfittare dell'esperienza di coltivatrice di saraceni, appunto, come dimmi di che cosa hanno assolutamente bisogno, di che cosa, almeno che cosa faresti tu per ottenere dei risultati come li vuoi. No, a parte gli scherzi, ovviamente si coltivano come una qualunque altra saracenia, quindi acida, perlite, acqua. Sono piante molto adattabili. Sento dire di quasi di solito muoiono. Anche questo è vero. Meglio l'acqua, meglio acidi. Perché i coltivatori mettono sempre l'acqua nello stesso vaso e qualcuno, ma si dimenticano quello che ha detto Elena, che è la cosa più importante delle procure, che tengono acqua negli ascini. Ti dirò, non è che io mi metto regolarmente con la serie di ascini, è chiaro, è che ho un metodo di irrigazione. Io glielo butti sopra. Esatto, anche io ho un metodo di irrigazione praticamente idrante a proposito di elefante, quindi io butto acqua, ovviamente la pianta è strutturalmente fatta per ricevere l'acqua. Ovviamente sono piante queste che rispetto alle altre saracenie hanno qualche vantaggio, lasciatemi dire, sono di parte, però mi avete chiamato questa sera, quindi adesso legate tutto quello che dico. Se guardate nelle vostre serre le fave che sono stupende, che in primavera sono delle regine, adesso sono 4 macchisette sostanzialmente, quelle che non sono mezzo pubertate o insomma non sono bellissime, come anche che tutte le altre saracenie che in questa stagione non ci danno grandi soddisfazioni. Ma come ci sento dentro sì, quello sì, le procure hanno il vantaggio che anche se siamo a metà novembre, come vedete, sono ancora piuttosto in forma.
la City lo portano anche l'anno successivo. Poi effettivamente a me capita di tagliare degli ascidi ancora in salute a primavera, ma è, o forse una questione anche estetica, ma anche proprio perché con il tipo di andamento a rosetta, quando diventano molto grandi, soprattutto quelle nella specie venosa, quando diventano molto grandi gli ascidi nuovi non hanno praticamente spazio. Quindi magari ti trovi degli ascidi dell'anno precedente che sono ancora belli, ma che hanno occupato tutto lo spazio del vaso, e quelli nuovi che rimangono un attimo schiacciati perché ovviamente non hanno lo spazio. Però questa è una questione estetica, lo faccio perché noi li coltiviamo perché sono belli questi piante. Alla cultura in realtà non gliene fregherebbe assolutamente nulla, sarebbe tanto bene anche con gli ascidi. Un altro vantaggio rispetto alle altre saracenie che hanno l'ascidio piuttosto più lungo è che comunque sono piante che anche in esterno, quindi non hanno bisogno di grosse protezioni dal vento, non hanno, sappiamo benissimo che le flavere, le leucofille a un certo punto vanno legate, se c'è vento vanno coperte perché altrimenti l'ascidio cade, rischia di spezzarsi e a quel punto poi non sta in piedi, dobbiamo proteggerle un attimo più. Le purpure, cioè sempre basse grasso pelle, resistono tranquillamente, anche perché la forma dell'ascidio è decisamente più resistente, come vi ho detto prima, se inseriamo l'acqua negli ascidi delle purpure non succede nulla, provate a fare con una tapa e succede una cosa. Forse vedrò come sono. Come giù? No, lo potevo far vedere una foto. Ah. Altre domande? Le signore che sono arrivate qui. No, volevamo fare una domanda stupida. Non ci sono un po' più grosse che così si mangiano i datori di lavoro? Le suocere, no. Nel senso che sono anche più grosse di così. Alcune soprattutto. No. La forma purpura che sono queste hanno anche, diciamo, delle dimensioni più ristrette. Però sono quelle più, assolutamente più adattate. Queste sono saracenie che perdonano tanto. Queste sono state 2 o 3 anni fa, sono state sotto un buon 20 cm di neve per un bel po'. È venuta una bella nevicata in giardino per un paio di mesi, no, per un paio di settimane, 2 o 3 settimane non sapevo più dove fossero le mie piante perché erano completamente coperte, quindi intuivo che probabilmente là sotto c'era qualcosa e non hanno fatto una piega. Dormivi la notte. Sì, assolutamente sì. Certo, hanno perso quella che era, diciamo, la parte vera, quindi gli ascidi, ovviamente dopo 3 settimane sotto la neve, erano quelli congelati, quindi a primavera hanno avuto qualche piccolo momento di defaianza, ma poi per il resto le piante sono partite ovviamente, per cui perdonano tanto. Le dimensioni, per rispondere alla signora, diventano poco più grandi di così. Come avete visto, fanno proprio questi cuscini di ascidi, ma le dimensioni sostanzialmente sono magari di quelle lì. Ci mettono diversi anni. Sì. Come vi ho detto, si espandono molto velocemente, ma sono anche molto lenti a crescere. Quindi per raggiungere dimensioni notevoli ci vogliono tanti anni. Tanta pazienza, però sì. Quindi, domandone, secondo te, aiuto, visto la forma, è meglio un vaso quadrato o una ciotola bassa e larga? Bassa? Cosa intendi con bassa? Quanto bassa? Un rapporto alla larghezza direi bassa, direi che su un'altezza così, una grandezza così. Allora, ti dirò. E poi è poco. Come un vaso da come il vaso quello da 10 con le 2 righe. Certo, ti dirò, personalmente non amo molto le ciotole. Esteticamente stanno meglio, ovviamente. Però insomma, è anche più difficile tenere un adeguato livello dell'acqua, perché per una ciotola che comunque è larga così, certo la pianta ci sta più comoda, però poi alla fine se hai poca lunghezza del vaso, tendono comunque a soffrire un po' il caldo, poi dipende sempre come vedi. Ovvio che se dei nodi, come spesso faccio io, di acqua, se hai il vaso
con la seminiera, con tanta acqua, riesci a tamponare. Se lo fai con una ciotola ci vuole praticamente una seminiera per la pianta, quindi secondo me è poco pratico. Per il senso della praticità. Però ti dirò, quello che mi spaventerebbe di più appunto è la possibilità di mantenere il livello dell'acqua, però se uno decide di avere tutto quello spazio di lasciare perdere la praticità, non penso che una ciotola possa avere i nostri controindicazioni. Non quello che ti dicevo comunque, magari ci fosse sarebbe pure che vincesse di una ciotola, perché come ti dicevo, poi più diventano grandi, più soprattutto le culture, cioè le venose tendono a avere ascidi non più deformati. Perché avevi dubbi sui vasi pure? No, credo, perché io ce l'ho no, no, è un ibrido. E volevo provare a metterlo nella ciotola con ce l'avevo verdi anni e anni fa. Che io gli avevo proprio riempito bene tutto il ciotolone, era proprio venuto fuori. Ma se faccio un ibrido magari sono d'accordo, ma se una specie botanica non sono così d'accordo. Dice molto meno come dimensione, come. Anche l'ibrido è più vigoroso. Sì, in ogni caso, per tutte le saracene, a mio modo di vedere, preferibili i vasi medio piccoli rispetto alla dimensione della pianta piuttosto che vasi troppo grandi, perché la pianta è stimolata a crescere meglio, in modo più visivo, più visivamente, più prorompente rispetto a un vaso più grande. Poca terra, la pianta sa. Quando ti fa le radici, secondo anno fa il piantone. Ma se devi trapiantare tutti gli anni. Vabbè, perché tu usi la tua roba scarsa. No, mi ricollego un attimo a quello che hai detto prima. Il vaso quadrato effettivamente su queste piante sono un po' a livello proprio di estetica, per noi che ne abbiamo tante è più pratico. Sì, noi abbiamo un'esigenza al di là, certo, al di là di quello, però avendo un andamento rosetica, queste piante scappano fuori dal vaso sostanzialmente, mentre le flave, le pofille e tutte le altre, ad eccezione della cittadina, hanno comunque sia un tipo è di è un po' esotatica perché le piante in diagonale, quindi sono di più. Eh sì, invece di andare dritte nel vaso quadrato, le piante in diagonale sono di più, prima che ci sono dei vasi, io faccio così. No, ma è proprio una questione quando anche le infili o le metti vicine, per avere il vaso quadrato su una pianta che si sviluppa a circolo, qualche problema si lo dà, perché come vedi hai gli ascidi che sono fuori dalla base delle come mettere affiancate quattro rubricotto, quello è impossibile. Per cui quello è una scusa, quattro oreofile volevo dire. Con tutte le filone, sì, sostanzialmente anche a me piacciono di più nel vaso rotondo, però poi bisogna anche fare i conti lo spazio che si ha, lo spazio al piano non viene che niente se è lungo qua del ballo, no no, assolutamente, lo dico proprio una questione estetica, se il fatto di averlo inquadrato ti consente di infilarne un po' di più, anche se le pure fino a un certo punto, perché poi l'ascidio esce fuori dai bordi del vaso e quindi più di tanto non io non ascolto Marco che lui fa le angurie quadrate. Adesso ho detto che per San Valentino le fa a forma di quadro. Bello! Dove trovi le angurie San Valentino però? Ciao Serra! Bello il mio problema. Dopo le angurie quadrate sono altre. Quelle quadrate? Dimmi! Quante piante hai di pure? Domanda di riserva. Infatti, se vuoi no, non ne ho idea, sono anni che non ricordo più le piante sostanzialmente, non lo so. Se vuoi sapere, se vuoi vado a casa. Qualche volta all'anno tua mamma ti urla, adesso manca o te o le piante. Mia mamma è meno, ti dirò, mia mamma in qualche modo si è rassegnata, e più mio papà prende lo spazio dei bamboni della sera per primavera, perché ha scoperto che quella serra vengono meno, perché può piantare prima, no? E quindi cerca costantemente di prendersi lo spazio che si è autoregalato, ma come sapete lo spazio in serra è
inversamente proporzionale al numero di piante che uno ha. Più passa il tempo, più lo spazio diminuisce. Quindi quest'anno dovrò fare la posta alla sera, perché probabilmente durante la notte andrò a spostare i vasi per mettere i pomodori. D'altronde, quindi c'è il pomodoro, li mangi anche tu, in questa raccenda nessuno ne mangia. D'altronde la serra la compri per la grande, perché così ti sono mai per le coppe un anno o mezzo. Sì, sì, infatti, cioè, le serre sono sempre piccole. Sì. Ma se facciamo la domanda a qualsiasi coltivatore, qualsiasi appassionato di piante carnivore, di quante piante abbia che coltiva da qualche anno, difficilmente risponde nel modo esatto, non lo sa nessuno. No, io ho due ne penso. Che bello, se la genia io. So. Entra in sera e saluti nome per nome, ma non è che stai lì a contare, cioè. Poi soprattutto rispondono. Soprattutto quelli che magari da qualche anno ormai sei che sono lì, non vedi più il conto. Signori, visto che l'ora si fa tarda, fra un po' ci butteranno fuori. E io ringrazio a nome vostro Elena. Buonasera a tutti, ci vediamo chi fosse interessato ormai nel 2014. Anzi, ci sarà dobbiamo fare dei volantini con tutti gli incontri, le date degli incontri. Ciao, grazie. Mi raccomando, leggete il Nike. E niente, se avete graditi ospiti. Marco, hai spento?